Caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la partita fra Roma e Juventus, valevole per l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A 2019-2020 e terminata con il punteggio di 2-1 per la Juventus, seconda sconfitta consecutiva nel 2020. E secondo KO interno, quello che doveva essere una possibilità per la Roma, ovvero giocare in casa contro le torinesi, si è invece rivelata una amara sentenza, perché la Roma di questo inizio 2020 non è la squadra brillante che abbiamo visto nella parte finale del 2019. E soprattutto purtroppo sta perdendo pezzi. Ultimo fra tutti il grave infortunio che ha colpito ieri Nicolò Zaniolo quasi alla fine del primo tempo. Il ragazzo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e anche quella del menisco. Oggi pomeriggio è stato già operato, ma chiaramente la stagione del giovane talento ventenne è compromessa totalmente, quindi non potremo contare su Zaniolo per il resto della stagione. A questo si aggiunge anche l'infortunio che ha colpito Mkhitaryan, che dovrà rimanere fermo per un mese, e se a questi sommiamo anche le deficienze di Kluivert e di Pastore, e il fatto che comunque Under e Perotti sappiamo benissimo per lo storico che non sono calciatori che godono di grande salute per tutto l'arco della stagione, la batteria dei trequartisti della Roma è veramente ridotta al lumicino. Ma dobbiamo assolutamente guardare avanti perché la Roma continua ad essere quarta, anche se in questo momento appaiata dall'Atalanta. Quarto posto che, ripetiamo ancora una volta, sarebbe un traguardo importantissimo da raggiungere, ma per nulla scontato. Sappiamo benissimo che ad inizio anno tutti, e dico proprio tutti, pensavamo che insomma la Roma non potesse lottare per questo obiettivo perché era una squadra completamente in rifacimento. Ed invece, comunque, fino alla scorsa settimana le prospettive erano diverse. Questa sconfitta però non deve ingannare perché il risultato è abbastanza bugiardo per quello che mi riguarda. È vero che la Juventus è andata in vantaggio di due reti fino al decimo, lasciando poi il pallino del gioco alla Roma, ma la squadra giallorossa per 80 minuti è riuscita quasi a schiacciare completamente i bianconeri, che è vero che non sono più la squadra delle scorse stagioni, ma insomma, parliamo sempre di una squadra che ha vinto gli ultimi sette campionati in Italia, quindi di una squadra chiaramente di un livello superiore. E siamo chiamati ad un pronto riscatto, giovedì in Coppa Italia a Parma, non sarà facile perché il Parma questa sera nel posticipo serale è riuscito a battere anche il Lecce, in questo momento è, se non erro, settima o ottava in classifica, quindi una squadra dai valori importanti, e poi andremo domenica a far visita ad un Genoa sempre più in crisi, sconfitto anche in quel di Verona. Là sarà necessario tirar fuori veramente gli attributi, mancheranno, come detto, Zaniolo e Mkhitaryan, mancheranno anche Kolarov e Florenzi, che hanno rimediato un cartellino giallo e verranno squalificati per la trasferta al Ferraris. Ma insomma, sappiamo benissimo che poi i valori tecnici della Roma sono nettamente superiori rispetto a quello dei rossoblù genuani. E quindi è necessario ripartire e portare a casa questi tre punti fondamentali che vorrebbero dire avere la possibilità di mettere qualche punto di vantaggio sull'Atalanta, che non avrà una partita semplice, ma tra la partita, prima della partita di domenica, c'è questa trasferta a Parma in Coppa Italia e la Roma deve essere nelle condizioni di superare questo turno e, se possibile, di andare il più avanti possibile in Coppa Italia, perché dopo tanti anni deve essere un obiettivo veramente importante. Non demoralizziamoci, sappiamo benissimo che insomma la stagione non poteva essere trionfalistica perché quelli erano gli obiettivi, però la Roma c'è, la Roma anche ieri ha dimostrato di avere un filo logico, pur avendo sbagliato totalmente l'approccio nei primi 10 minuti di gara
e con due grossi errori individuali prima di Collarov e poi di Veretout, ma bisogna andare avanti, reagire. Nella vita così come nel calcio è importante soprattutto l'approccio mentale. Detto questo, quindi augurando un buon proseguimento a tutti i nostri radio web ascoltatori, ci risentiamo nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.